Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui, da come avete letto dal titolo, per provare i cornetti DMGO. Ovviamente i cornetti li ho presi sul sito di All Supplement. Come sempre, per qualsiasi cosa avete il mio codice sconto che è Giulia010 e poi per acquisti sapete che potete contattarmi tranquillamente, potete contattarmi per tutto. Ormai sono cose che ripeto e straripeto sempre. Oggi siamo qui proprio a provare dei cornetti e mio zio ha fatto questi quattro cornetti che a guardarli sembrano uguali, invece no. Ci sono due, sono quattro però, tra cui due base di cereali e altri due invece normali. Ovviamente poi tutte queste due varianti hanno due gusti diversi. Quindi io non mi voglio perdere in chiacchiere, inizierei subito con il video. Sinceramente si presentano molto molto bene tutti confezionati, sono anche super morbidi, non ho dato neanche uno sguardo ai valori, però voglio fare un attimo subito la differenza. Ok, allora sopra non c'è scritto tipo ai cereali o in normale. Quindi però raga, voi da fuori potete vedere perché ci sono tipo, cioè si vede che è cereali. Allora, il primo io voglio assaggiare proprio il neutro e ha per 50 grammi, perché il cornetto è di 50 grammi, 136 calorie, 6,8 grammi di grassi, 3 di carboidrati e 13 grammi di proteine. Sono comunque per 50 grammi molto proteici. I grassi devo dire, per 50 grammi diciamo che ci può stare, poi specialmente se li mangiate con marmellata o con un velo proprio di, che ne so, crema al pistacchio, andate a mettere quel 10 grammi di, quel 10 grammi di grassi che ci sta per colazione. Allora, cioè raga, comunque sono morbidissimi. Quindi il primo è il cereale integrale, buon profumo, mi piace. Eccolo qui. Ok, assaggiamo. Sinceramente, allora non vi aspettate niente di particolare quando acquistate questi cornetti. Sono un po' secchi dentro, però sono morbidi allo stesso tempo fuori. Hanno questo odore di integrale, ragazza, di integrale. È un po' secchetto, diciamo, dentro. Sa di un cornetto ai cereali, niente di particolare. Non c'è niente di particolare, ve lo giuro. Però secondo me questo con un po' di marmellata è strabuono. Dopo andiamo a fare la classifica. Poi ovviamente c'è quest'altra versione che è gocce di cioccolato fondente sempre ai cereali. Questo si vede di più che ai cereali, dopo ve lo mostro meglio. Questo invece ha 144 calorie per 50 grammi, 7 grammi di grassi. Ovviamente c'è un grammo in più perché comunque è cioccolato fondente rispetto all'altro. Ha 3 grammi di carboidrati e 13,5 grammi di proteine. È anche un po' più proteico, quindi è perdonato. Allora, questo è un po' meglio secondo me. Eccolo qui, con le gocce di cioccolato. Un po' duro. Però, ragazzi, devo dire la verità che è pieno di gocce di cioccolato. Su questo non mi posso lamentare. Guardate pure dentro. Assaggiamo. C'ha sempre questo retrogusto di integrale, però tra i due, questo con le gocce di cioccolato è molto più buono.
Allora, raga, il sapore non cambia perché siamo là. Faccio il macello. Ovviamente c'ha quella marcia in più di cioccolato. Allora, questi integrali non posso dire che non sono buoni perché ovviamente, raga, non sono paragonabili ai cornetti che si trovano al supermercato, sono completamente diversi. Ok, che hanno un po' di grassi in più, però sono diversi, raga, proprio proteine, sono fatti proprio diversamente, proprio gli ingredienti che vengono usati sono diversi da un cornetto tradizionale che si trova al supermercato. Quindi è normale che comunque l'integrale si presenta sempre un po' più duro, un po' più fibroso, che sente proprio di fibre di cereali, è normale, altrimenti non è di cereali. Però ragazzi, devo dire molto buoni. Se volete provarli per togliervi uno sfizio, costerà all'incirca, non ricordo se 2,20 euro o 2,10 euro, ma non supera i 2,50 euro. Se volete provarlo per sfizio qualcosa ai cereali, vi consiglio questo qui con le gocce di cioccolato, perché anche è un po' più sfizioso da provare. Quindi adesso tra i due preferisco quello, però ovviamente è anche una cosa abbastanza normale. Andiamo ad assaggiare invece quelli là, diciamo, neutri, cioè non solo integrali, infatti si può vedere anche dal colore. Questo qui è naturale, cioè neutro, gusto neutro. Mi sono attrezzata. Tipo, non lo so di. Ma questo secondo me è integrale, no? Questo sa proprio di brioche di miele, non lo so. Un po' piccioso. Morbido. Sono ammesse morbidi, sono morbidi. Normale, assaggiamo. Hanno tutti, anche se questo non è integrale, non di spugna, però non lo so. Questa consistenza tipo gommosa, però morbida, dura, non so descriverlo, ve lo giuro. Non so, vi rimane quel retrogusto di. Non voglio dire cartone perché no. Però lo so, di strano. Se qualcuno di voi li ha provati, fatemi sapere giù voi cosa ne pensate, quale vi piace di più. Sinceramente, tra i due, cioè, l'altra volta ho provato quelli là della Ciao Carbo e questi preferisco quelli là della Ciao Carbo. Sincera. Questi sono buoni, sono particolari, però. Non lo so, hanno qualcosa che sono un po' uguali. Non lo so. Allora, andiamo a assaggiare questi qua al cioccolato. Cioè, sempre con gocce di cioccolato fondente. Però, raga, devo dire che sono morbidi, però. Su questo, cioè, non posso dire. Però quando le andate a rompere, sono duri. Vabbè, assaggiamo. Questo gocce di cioccolato è sempre normale. Quello là. Fatto un macello. Allora, sono rimasta un po' sorpresa perché io avevo un po' di speranza in più su questo qua, visto che comunque non era cereali ed era con gocce di cioccolato fondente, che sembrava un po' più un cornetto, tra virgolette, classico come sapore, e invece no. Devo dire che
Quello ai cereali con gocce di cioccolato fondente era il più particolare tra tutti questi che ho assaggiato, perché si sente quella punta di cereale, ma allo stesso tempo si sente tanto il cioccolato. Cosa che invece, visto che è un po' più dolce, questo qui a mio gusto, cioè a mia sensazione, questo qui comunque normale con gocce di cioccolato, è come se le gocce di cioccolato non si sentono più di tanto. Quindi detto questo, raga, non vi ho detto i valori nutrizionali, abbiamo solo mangiato dei cornetti, questi qui neutri hanno, allora raga, questi qua neutri, cioè non quelli integrali, hanno per 50 grammi 110 calorie, 3,5 grammi di grassi, 5 di carbo e 13,9 grammi di proteine, quindi sono anche un po' più proteici rispetto a quelli cereali e hanno anche di meno grassi perché hanno 3,5 rispetto a 6/7. Invece questo qui con gocce di cioccolato, io li chiamo neutri per farvi capire che non è l'altro, sì, è un po' un casino sto video. Hanno 123 calorie, 5 grammi di grassi, 7 di carbo e 13,5 di proteine. Quindi, che dire, i valori nutrizionali cambiano di poco, ma comunque cambiano anche in base ai carboidrati, in base ai grassi. Però devo dire, raga, che sono alla fine tutto sommato non sono male. Ovviamente non li riacquisterò perché non è che le uso, cioè non fanno parte della. Preferisco mangiarmi una barretta a colazione invece di un cornetto del genere. Proprio il mio gusto personale, proprio per farvi sto paragone, oppure proprio di farmi i pancake, le mie adorate crepe, come è il mio solito fare. Però ci tenevo comunque a darvi questa recensione perché non ho sentito molte recensioni su questi cornetti, quindi per favore se l'avete provati voglio sapere un po' giù voi cosa ne pensate. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!